Randy Rhoad è nato il giorno dopo il Natale del 1954, uno dei cinque figli di Gordon e Lisbeth Rhoad. I fratelli Randy e David si trasferirono con la famiglia dal North Dakota a Washington alla fine degli anni 50. Apparentemente Randy legò più strettamente con suo padre, con cui rimase in contatto per tutta la vita, mentre sembrava disprezzare la madre. Agli amici confidò che era morta o mentalmente instabile. I Roth erano cattolici praticanti, ma divorziarono comunque nel 1971. Secondo le sue ex fidanzate, Randy al liceo aveva sviluppato una reputazione da bullo, uno a cui piaceva fare scherzi pesanti agli altri. Dominava e controllava le sue amiche e quei pochi amici maschi che aveva lo ammiravano per questo. Gli piaceva riparare le auto e guidarle in modo spericolato su strade secondarie di campagna. Dopo essersi diplomato alla Meadowdale High School nel 1973, Randy si arruolò nel corpo dei Marines. Poco prima di partire, però, pensò bene di rapinare una stazione di servizio dove aveva precedentemente lavorato e non fu accusato di quel crimine. Randy rimase deluso dalla sua esperienza nei Marines, poiché finì per fare l'archivista a Okinawa piuttosto che a combattere, come aveva sempre sognato. Dopo meno di un anno però fu dimesso quando sua madre, che viveva di assistenza sociale, scrisse una lettera al comando militare chiedendo che suo figlio tornasse a casa per assisterla. Pochi mesi dopo il congedo, la casa della famiglia della fidanzata fu rapinata e lei disse alla polizia di sospettare che Randy Rhoad fosse il responsabile di quel crimine. Gli oggetti rubati nella casa furono recuperati nella residenza di Randy e lui si dichiarò colpevole di furto con scasso. Le accuse relative alla precedente rapina furono ritirate e lui passò in carcere solo 2 settimane. Poco dopo essere stato rilasciato, sposò Donna Sanchez, con cui ebbe un figlio, Greg, nel 1978. Passarono qualche mese insieme, poi lui, senza darle alcuna spiegazione, le chiese il divorzio. All'inizio del 1981 Randy Rhoad incontrò Janice Miranda, anche lei una mamma single divorziata. I due si sposarono a marzo. Lei veniva da una famiglia umile del Texas. Era stata cresciuta da una madre che lavorava per mantenere i suoi numerosi figli dopo che il padre alcolizzato li aveva abbandonati. Aveva sposato un militare e poi dato alla luce una figlia, Jalina, mentre era a distanza in Germania. Quel matrimonio però si era concluso con il divorzio e Janice aveva riportato sua figlia sulla costa occidentale degli Stati Uniti in cerca di una nuova vita. Randy insistette molto per far stipulare alla moglie un'assicurazione sulla vita mentre stavano comprando casa insieme. Le disse che voleva essere sicuro di poter pagare il mutuo se fosse accaduto qualcosa di grave a lei. Janice era estremamente eccitata da quella relazione, ma dopo alcuni mesi i suoi amici notarono che si comportava in modo molto strano e diffidente nei confronti di tutto. Il giorno dopo il ringraziamento del 1981, Randy Rhoad portò Janice a fare un'escursione a Bacon Rock. Erano solo loro due e quella doveva essere una bellissima giornata passata a fare trekking. La povera Janice non sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno di vita. Randy fece in modo che sua moglie perdesse l'equilibrio e precipitasse dall'alto di un dirupo nello strapiombo sottostante. Morì Janice e non c'erano testimoni della caduta oltre a Randy. Lui spiegò a tutti che si era trattato di un tragico incidente, ma il suo racconto sui fatti di quel giorno fece storgere la bocca a molti. La polizia e i soccorritori non riuscirono a localizzare il corpo per diverse ore dopo la caduta. La dinamica di quell'incidente non convinse le persone impegnate nel recupero della salma. Secondo loro era impossibile che da quel punto una persona potesse precipitare lì sotto, a meno che qualcuno non avesse agevolato la caduta, se vogliamo dire così.
Sebbene all'epoca molti misero in dubbio la versione di Randy, non sembravano esserci prove sufficienti per affermare che l'uomo avesse provocato la caduta della moglie. Poche ore dopo lui si occupò in tutta fretta della cremazione del corpo di Janice e si presentò a incassare la polizza di assicurazione senza nemmeno avvisare i parenti della donna di quello che era accaduto. Insomma, Randy non aveva esattamente una visione romantica del matrimonio. Per lui era più che altro un modo per arricchirsi a spese delle povere malcapitate che avevano la sfortuna di incontrarlo. Non molto tempo dopo fece amicizia con Mary Jo Phillips, una madre divorziata con tre figli. Randy si fidanzò con lei, ma interruppe bruscamente la relazione quando scoprì che in passato la donna era stata curata per un cancro e quindi lui non avrebbe potuto intestare una polizza vita a suo nome. Rimase single fino al 1990, quando incontrò Cynthia Lautz Baumgartner in una delle partite di calcio della Little League di suo figlio. Nata nel 1957, era figlia di una coppia di anziani e aveva avuto un figlio adolescente e da anni cercava senza successo di averne un altro. Cresciuta in una famiglia profondamente religiosa, aveva sposato Tom Baumgartner all'età di 21 anni e dalla loro unione erano nati Tyson nel 1979 e Riley nel 1981. L'agosto di quell'anno Randy e Cynthia decisero di andare a Las Vegas per sposarsi, cosa che sconvolse la famiglia di lei. Lui mise rapidamente in vendita la sua casa e ne acquistò una più grande a Woodinville, dove si trasferì con la sua nuova famiglia allargata. Ben presto però Cynthia si rese conto di come lui volesse controllare ogni aspetto della sua vita. Gli amici notarono come la donna cominciò a non curare più il suo aspetto, anche la pulizia della casa che in passato era sempre stata irreprensibile lasciava molto a desiderare. Tutti quelli che la conoscevano bene, insomma, ebbero l'impressione che Cynthia si fosse pentita di aver sposato Randy. Aveva scoperto che lui usava modi molto sbrigativi e poco paterni con tutti e tre i ragazzi. Il 23 luglio 1991, a poche settimane dal loro primo anniversario di matrimonio, la coppia portò i due figli di Cynthia in una gita di un giorno al lago Sammamish, lo stesso posto dove Ted Bundy aveva rapito due giovani donne anni prima. Come il giorno dei rapimenti di Bundy, faceva caldo quando arrivarono in rota e la spiaggia era affollata. Era stato il giorno più caldo dell'anno e quando il lungo pomeriggio si avviava lentamente verso sera, i due ragazzi si sedettero sulla spiaggia e scrutarono al di là del lago parlando pigramente. Tyson Baumgartner, 11 anni, e suo fratello Riley, 9, si misero a guardare l'orizzonte cercando di vedere il canotto con a bordo la loro madre e il loro patrigno. Il lago Sammamish era uno dei luoghi di svago più belli della zona di Seattle. La superficie dell'acqua era ricoperta da motoscafi che sembravano scivolare sulle onde in ogni direzione. Con tutto quel traffico di barche, il piccolo canotto grigio era difficile da vedere. «Sì», disse Tyson, «sono loro, ma non vedo la mamma». «Beh, probabilmente è sdraiata sul fondo a prendere il sole», rispose Riley. I due fratelli guardarono mentre il canotto cercava un varco tra le decine di imbarcazioni che solcavano l'acqua in quel momento. Randy era a torso nudo e indossava degli occhiali scuri. Remava in modo lento ma costante. Mentre la piccola imbarcazione si avvicinava alla riva, si girò in modo da trovarsi di fronte alla spiaggia e cominciò a spingere il canotto verso la riva con i remi. I ragazzi videro che Randy stava puntando verso l'estremità sud della zona balneare. Gli andarono incontro mentre si avvicinava alla riva. «Tieniti a 25 metri di distanza dall'area della piscina», tuonò il bagnino attraverso un megafono, ma l'uomo continuò a remare come se nulla fosse. Quando il bagnino chiamò di nuovo, Randy alzò lo sguardo, perplesso, come a chiedersi se ce l'avesse con lui. Poi raggiunse la spiaggia e spinse il canotto sulla sabbia, ignorando quasi i due ragazzi. Tyson e Riley si avvicinarono lentamente e guardarono all'interno e videro la loro madre.
Era sdraiata in circa 10 centimetri d'acqua, i suoi capelli biondi le pendevano sul viso in ciocche bagnate, ribelli e aggrovigliate. I suoi occhi erano persi nel vuoto. La sua faccia e la parte superiore del busto erano di un colore bluastro. Non respirava e giaceva completamente immobile. Non stava prendendo il sole. Randy si rivolse a Tyson e parlò a bassa voce. «Vai a chiamare il bagnino», disse. «Chiedigli aiuto». C'erano 300 o 400 persone sulla spiaggia e nessuno fece caso a quel canotto sulla riva con una donna in stato cianotico sdraiata al suo interno. A un certo punto risuonò il segnale di emergenza e un giovane bagnino 19enne si avvicinò quasi intimorito al corpo della donna. Non aveva mai visto nessuno in quelle condizioni. Chiese a Randy cosa fosse successo e lui rispose che sua moglie era stata per diversi minuti sott'acqua. La presero e la sistemarono sulla sabbia. I paramedici arrivati sul posto si resero conto che la donna era in gravissime condizioni. Di lì a poco si sentirono le sirene in lontananza. Randy Roth assisteva a quella scena senza lasciar trasparire nessuna emozione. Era basso ma con un corpo muscoloso, sembrava che fosse sulla trentina o giù di lì. Aveva i capelli scuri, non troppo lunghi e folti baffi ben curati. Indossava pantaloncini e sandali da spiaggia in gomma, insieme agli occhiali da sole. Quello che colpì i presenti fu la sua totale mancanza di interesse nei confronti di quello che stava accadendo a sua moglie. Non dava nessun segno di agitazione o ansia. I paramedici pensarono che fosse in stato di shock. Randy era il patrigno dei due ragazzi. Il loro vero padre era morto e la madre aveva sposato lui solo un anno prima. Dopo il matrimonio i due avevano comprato una nuova casa in un nuovo quartiere e si erano trasferiti lì tutti insieme, compreso il figlio di Randy, Greg. Nel frattempo arrivò l'ambulanza col defibrillatore. Il dottore provò la stimolazione cardiaca 1, 2, 3 volte, ma lei non rispondeva. Arrivò anche la polizia. Uno degli agenti vide che Randy stava sgonfiando il canotto. Si avvicinò e gli chiese il nome di sua moglie. «Cynthia», rispose lui. Poi, senza che la gente glielo chiedesse, cominciò a raccontare come erano andate le cose. «Stavamo nuotando quando lei ha avuto un crampo. Poi è passato un grosso motoscafo molto vicino a noi e l'onda ci ha travolti. Il canotto si è ribaltato e noi siamo rimasti sotto». Quando sono riuscito a spostarlo, ho visto che mia moglie faticava a respirare come se avesse bevuto molta acqua. A quel punto l'ho caricata a bordo e ho remato per riportarla a riva il prima possibile. Il tono della voce era calmo, pacato, senza alterazioni. Mike Elbock era stato un paramedico per oltre 12 anni, aveva visto morire molte persone e sapeva che la reazione dei familiari in quei casi era sempre stata un misto di agitazione, sgomento e disperazione. Guardando Randy Roth, si sorprese di come lui non fosse minimamente coinvolto da quella situazione, anche se la vita di sua moglie era in grave pericolo. Quando Cynthia arrivò in ospedale, le sue condizioni erano disperate e dopo molti tentativi dei medici di rianimarla, cessò di vivere. L'apparente mancanza di emozioni di Randy e le sue versioni contraddittorie di come si erano svolti i fatti portò gli investigatori a considerarlo un sospetto, ma non c'erano prove concrete che Cynthia fosse stata annegata con la forza. Ancora una volta Randy non informò la famiglia della morte di sua moglie, ma cercò immediatamente di riscuotere una grossa polizza di assicurazione, quasi $400.000, che aveva stipulato sulla vita di sua moglie. Fece in modo che il suo corpo fosse cremato, nonostante le forti obiezioni dei genitori della donna. Parecchi mesi dopo l'annegamento, Randy credeva che ancora una volta nessuno l'avrebbe accusato e fu quindi piuttosto sorpreso quando fu arrestato per l'omicidio di Cynthia l'8 ottobre del 1991. Ironia della sorte, un uomo che odiava le donne fu arrestato da una donna, Sue Peters. Gli investigatori e i pubblici ministeri assegnati al caso sapevano fin dall'inizio che sarebbe stato difficile ottenere una condanna. Non c'erano prove fisiche che Roth avesse annegato sua moglie e nessun testimone oculare che lo avesse visto farlo.
Cominciarono a interrogare metodicamente le famiglie delle sue precedenti mogli insieme agli ex amici e ai vicini di casa. Sembrava che il movente fosse economico, emerse che lui aveva ripetutamente tentato di frodare le compagnie di assicurazione. Gli investigatori giunsero alla conclusione che l'uomo pretendeva di vivere uno stile di vita molto al di sopra delle possibilità che gli dava il suo lavoro da meccanico. Aveva case costose, auto di lusso e vari altri oggetti per sé e suo figlio. Si era reso conto di poter sedurre le madri single con i soldi per poi sbarazzarsene e intascare il premio dell'assicurazione sulla vita. Lori Baker, un'amica di lunga data di Cynthia, scoprì che il suo testamento e altri beni mancavano dalla sua cassetta di sicurezza e Randy Roth era stata l'ultima persona ad aver avuto accesso a quella cassetta 2 giorni dopo la morte dell'amica. Una seconda copia del testamento fu scoperta presso l'ufficio di stato civile della contea. Randy divenne estremamente agitato quando scoprì che nel testamento della donna c'era scritto che non sarebbe stato lui il tutore dei suoi figli se lei fosse morta, ma Lori, l'amica di Cynthia. Questo significava che non avrebbe ricevuto i benefici previsti per i superstiti dalla previdenza sociale. Gli investigatori riaprirono il fascicolo della morte di Janice Roth, avvenuta 10 anni prima, e si incontrarono con chi aveva indagato su quel caso. Alla fine furono in grado di convincere un giudice a emettere un mandato di arresto nei confronti di Randy Roth e l'autorizzazione a perquisire la sua casa di Woodinville. Durante la ricerca, i detective della contea di King scoprirono numerose prove di diversi crimini. C'erano grandi quantità di attrezzature e materiali appartenenti alla concessionaria automobilistica in cui l'uomo era impiegato. Aveva una vasta collezione di uniformi militari, targhe, medaglie, riviste e libri sulla guerra del Vietnam. Una muta fu trovata in un armadio, uno strano oggetto da possedere per qualcuno che affermava di non essere un esperto nuotatore. Non c'erano armi da fuoco in casa, ma Randy aveva un armadio pieno di stelle da lancio giapponesi, nunchaku, coltelli e armi fatte in casa come mazze da baseball con dei chiodi piantati dentro. Gli effetti personali di Cynthia erano stipati nei sacchi della spazzatura, comprese varie foto di famiglia. Diverse ricostruzioni della dinamica fatte al lago Sammamish stabilirono che era praticamente impossibile che un motoscafo avesse generato un'onda tale da capovolgere un canotto di quelle dimensioni. Scoprirono che molti oggetti che Randy sosteneva di aver recuperato sarebbero affondati rapidamente se fossero effettivamente caduti dal natante. Venne fuori che il fratello di Randy, David, era già in prigione per aver ucciso un'autostoppista che si era rifiutata di fare sesso con lui, e scoprirono anche la precedente condanna di Randy per la rapina del 1973. Inoltre, l'uomo aveva mentito all'impiegato dell'ufficio della previdenza sociale su Cynthia, sostenendo che lei avesse divorziato dal suo primo marito. Tutte queste incongruenze e tentativi di truffa furono usati contro di lui dai pubblici ministeri durante il processo che cominciò a marzo del 1992. I suoi avvocati lo presentarono come un uomo perseguitato dalla sfortuna, visto che aveva perso 2 mogli in altrettanti tragici incidenti. L'accusa lo descrisse come un individuo privo di emozioni, avido, che si preoccupava più delle auto e del denaro che di sua moglie e dei suoi figli. Ad assistere al processo c'erano la madre di Randy e le sue 3 sorelle. Dopo 3 giorni i familiari dell'imputato abbandonarono l'aula sostenendo che l'intero processo fosse un circo e che il loro parente non stesse ricevendo quel trattamento equo che avrebbe meritato, secondo loro. Tra i testimoni venne sentita anche Donna Clift e raccontò ai giudici della sua terrificante esperienza in gommone sul fiume Skycomish con Randy. Disse che in quell'occasione aveva rischiato di morire. Mary Jo Phillips invece raccontò di come l'uomo l'avesse improvvisamente scaricata dopo aver scoperto che non era possibile stipulare una polizza sulla sua vita.
Insomma, la vita di Randy Roth sembrava essere fatta di tentate truffe, sotterfugi, menzogne e omicidi. Il suo comportamento in aula appariva sempre freddo e distaccato, privo di emozioni. Dopo aver sentito tutti i testimoni e aver ascoltato la pubblica accusa e i difensori dell'imputato, la giuria emise il verdetto dopo 8 ore e mezzo di camera di consiglio. Colpevole di omicidio di primo grado, furto di primo e secondo grado. Randy Roth fu condannato a 50 anni per l'omicidio della sua quarta moglie Cynthia e a 1 anno per l'accusa di furto. Non fu incriminato per la morte di Janice Roth, la sua seconda moglie, anche se quasi sicuramente era responsabile anche di quella. Potrà beneficiare della libertà condizionale nel 2029. Mentre un suo appello del 1994 contro la condanna non è stato accolto. Randy Roth è attualmente detenuto nello Stafford Creek Correction Center a Aberdeen, nello stato di Washington. La prima moglie dell'uomo, Donna Sanchez, rimase una strenua sostenitrice del marito, sostenendo che il loro matrimonio era stato felice e lei non aveva idea del perché lui avesse voluto il divorzio. Infine, Greg Roth, il figlio di Randy, si è trasferito da suo nonno Gordon e raramente parla di suo padre.